Un aspetto molto trascurato della salute delle donne riguarda il peggioramento dell'asma in fase mestruale. Ben il 28% delle donne ha attacchi d'asma violenti che necessitano di ricorso al pronto soccorso, di addirittura cortisone in vena o addirittura essere intubate e a volte portano eventi fatali in fase mestruale. Questo perché? Perché la mestruazione è caratterizzata da una degranulazione massiva, cioè da una liberazione di molecole di citochine infiammatorie da parte dei mastociti e degli eosinofili, che avviene anche a livello bronchiale, determinando un broncospasmo che può essere ulteriormente aggravato se la donna ha già uno stato di male asmatico, di crisi asmatiche ravvicinate. Qual è il punto? Che se noi togliamo la mestruazione, togliamo questa periodicità. Significa che questa ragazza, questa giovane donna, questa signora, invece di avere 13 episodi all'anno di asma grave, può averne uno, due o nemmeno uno. Ricordo che anche in coincidenza dell'ovulazione noi abbiamo delle crisi asmatiche, seppure di minore gravità, ma questo significa 13 ovulazioni, 13 mestruazioni, 26 peggioramenti che possiamo evitare con una terapia veramente semplice, facile e di nessun costo per la donna, una pillolina, che le dà un nettissimo vantaggio in termini di salute. Ma pensate anche a cosa significa dal punto di vista emotivo sapere che ad ogni ciclo mi viene una crisi grave. Questo determina una sindrome post-traumatica da stress, uno stato di ansia e di allarme, per cui questa ragazza vive veramente la mestruazione come una maledizione che minaccia la sua vita. Perché chiunque di noi abbia provato ad avere una sola volta fame d'aria si rende conto di che cosa significhi avere un attacco asmatico. Ecco che allora dobbiamo veramente riconsiderare in modo accurato il rapporto tra mestruazione, infiammazione e attacco d'asma e soprattutto noi ginecologi lavorare insieme ai pneumologi per togliere a queste donne, a queste ragazze, queste crisi periodiche che devastano la loro vita. E non solo la vita della donna, ma la coppia e soprattutto anche la famiglia. Perché anche per i figli, vedere una mamma che tutti i mesi va incontro a delle crisi tremende, dà loro un senso di insicurezza, di angoscia, e se la mamma ha anche un evento fatale, immaginatevi. Quindi abbiamo possibilità di terapia formidabili, neglette. Aggiungo un'ultima cosa, che se la donna è anche anemica, questo peggiora nettamente la gravità delle sue crisi, per l'ovvia ragione che i globuli rossi trasportano ossigeno e se io sono anemica ho meno carrier di ossigeno, se ho anche il broncospasmo è fatta. Quindi doppia ragione per ridurre il numero di cicli e reintegrare l'anemia se presente. Da un lato togliere la vulnerabilità che viene dall'anemia e dall'altra il grave peggioramento che viene con il ciclo. Quindi davvero noi possiamo cambiare il destino di tante donne se lavoriamo insieme. Pneumologi, ginecologi e se il medico di famiglia conosce molto bene questa semplice regola. Riduciamo il numero di cicli per ridurre il numero di crisi con una pillola in continua, purché non esistano chiaramente controindicazioni maggiori.